fatto un sopralluogo con la Commissione Capitolina Commercio, con il comandante dei Vigili Stefano, con il Dipartimento e l'Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, per esaminare la situazione inerente Fontana di Trevi, Via delle Muratte e le zone limitrofe. Questo per quanto riguarda l'insistenza di tutta una serie di problematiche che riguardano il commercio, quindi gli abusivi che purtroppo esercitano sulla zona, che sono tantissimi, visto che comunque è un luogo molto frequentato di Roma, forse il più frequentato, il commercio in sede fissa con le occupazioni di tavoli e sedie, ed anche il commercio ambulante con alcuni posteggi più o meno regolamentati. Abbiamo esaminato quali potrebbero essere delle misure da mettere in campo per agevolare il compito della polizia locale e rendere l'amministrazione più efficace. Il nostro intento è che i turisti che vengono a visitare Roma e Fontana di Trevi non siano disturbati, tra virgolette, da venditori di braccialetti che poi in realtà si limitano a chiedere se l'oggetto interessa, ma diventano dei veri e propri stalker del turista. Questo naturalmente a detrimento della visione della città all'esterno del nostro paese. Molto efficace, con un presidio in zona importante. E poi ci sono, diciamo, gli abusi parziali di coloro che magari sono concessionari per un certo numero di metri quadri e poi si estendono, perché questo si fa a Roma, si fa in Italia. Ecco, questo non si deve fare. Non si deve fare perché dando buon esempio si può evitare che si generalizzi e si cada nel degrado urbano diffuso. Allora, noi saremo un presidio di legalità, saremo coloro che metteranno in campo delle misure per risolvere queste problematiche. Grazie.